Ciao ragazzi, vi faccio vedere una palettina Essence Jurassic World. Guardate che bei colori, molto molto belli. Allora, iniziamo. Qua allora il nome dei colori non c'è. Va bene, allora diciamo che partiamo dai primi. Abbiamo questo. Seguo questo ordine. Ok. Poi, questo verde qua non tanto mi piace. Guardate quanto è bello questo, una figatona pazzesca. Ed è questo colore qua, bello, bello, bello. La riga sotto abbiamo questo, poi dopo questo che è il marrone, che non mi piace. Quest'altro qua che è bellissimo. E poi questo pure è un marrone, però un marrone più diverso e aranciato mi piace, mi piace. In questa palette, questo ni, questo sì, questo no, questo sì, questo sì, questo sì e questo sì. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale veramente la pena. Peccato che no, non ne ho trovato un altro uguale. E vabbè, che vogliamo fare? Adesso vi faccio vedere un'altra palette della Essence. Welcome to Miami. C'era una canzone di Will Smith, se non mi sbaglio, che diceva Welcome to Miami. Allora, la palette è questa qua. Guardate quanti bei colorini. Tutta questa parte è splendida. Voglio provare questa a vedere come sfuma. Ok. Iniziamo il nostro viaggio, purtroppo anche qui non si vede il nome del colore. Vediamo se c'è scritto dietro. No, no e no. Ci sono solo gli ingredienti. Vabbè, fa niente. Inizio da qui la prima e poi di qua, ok? Allora, il primo è questo che non mi piace. Questo mi piace però, vedete com'è sfarinoso. Questo pure sfarinoso anche lui, però un po' meglio. Questo mi piace, è un colore da Dio questo. Questo pure è molto bello. Molto bello, questo ni. E questo è un colore che si assomiglia a un'altra palette. Belli, belli. Quanto mi piacciono questi colori. Poi, adesso vi faccio vedere la seconda riga, ok? Questo, guardate quanto è bello, bellissimo. Questo ni, questo pure mi piace anche se è un po' farinoso, come potete vedere. Questo pure farinoso sarebbe questo colore qua con la microcialda bianca che volevo provare. Infatti, come vedete, vedete che fa qualche sfumatura, però un po' farinosa. E questo è l'ultimo. In questa palette ci sono veramente dei colori come piacciono a me.
Allora, in questa palette mi piace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colori su 12. Ne vale la pena. Se la ritrovo me la ricompero, perché ci sono dei colori fenomenali. Fenomenali. E comunque se è tutto, ciao alla prossima!